Signor Gianmano, quanti giorni di mete trebbia l'anno fa, di mete trebbia dura? Faccio un mese l'anno. Questa, la mattina a che ora si inizia? Quando riscalda la temperatura. Verso le 9? Di più, 10, 11. E quanti serve di frumento l'anno può fare una mete trebbia? L'anno o il giorno può mettere, quando te vuoi il frumento è buono, il lavoro è buono. Il frumento è in base a quello che c'è una... E se è buono, se è buono. Se è buono ti fa assai, se ti picchia la fattura. E da quanto tempo è che fai questo lavoro? Per... Da sempre. Prima trattorista, ora mette trebbista. Prima trattorista, ora mette trebbista, come si dice? E infatti sono sordo perché hai fatto sempre sto cavallo. Ho capito. Ti ringrazio tante cose e buon raccolto. Avanti lavori con me, granato scalato. Granato e che ne fa? Ma è un'altra cosa, guardi facci te, a tum non riformettate. A tum, a sorda, come fate? E le ali massime a tum, quanto ogni serma di terreno, quanto ogni... Ogni serma di frumento, tu tum è meno. Va bene, auguri, auguri. Grazie, Signor Gianmanco... Ma me ne devo andare a lavorare. Gianmanco Giuseppe. Sì. Grazie. Prego. Michele Domenico Mimmo, il tuo lavoro quale sarebbe quello dietro la mediterranea? Che cosa fai? Il frumento. E un camion richiesto quanto salme di frumento ci va? No, un 45-50 quintali. Salme. Però se la... 100 quintali frumento, 110, dipende. Cucuccio non si può fare, no? No, perché è terra, ma sono caro. Esatto. E quanto su per giù, quanto periodo vai dietro la mediterranea? Per quanti giorni? Una mesata. Penso comincia ora a metà di giugno o a fine di giugno? Fino a fine luglio. E fate solo territorio mezzo uso oppure? Campo Felice, mezzo uso. E oltre andate verso zone fuori, che so, verso provincia di Agrigento oppure? No, qua... Perché noi giochiamo in casa. Ho capito. Quindi da quanto tempo è che fai questo lavoro? Ma 100 anni. Tu sei pure trattorista, no? Sì. Quindi fai terra, agricoltura, semina. Di Michele Domenico, anni? Anni, 48, vecchio signor Mai, ma E vabbè, non ha importanza, l'importanza è essere giovane nello spirito. Sì. Tanti auguri e buon lavoro. Grazie, ti saluto, ciao. Cuore.